Benvenuti con il TG dell'Alto Vicentino. Carabinieri di Thiene hanno compiuto sopralluoghi oggi a seguito di due furti, il primo a Zugliano e i danni di un cantiere edile in via 5 vie. Dall'area di un capannone in costruzione sono stati asportati la batteria di un carrello elevatore e 60 litri di gasolio. Sono stati invece i proprietari, rientrando in casa, a far fallire un tentativo di furto in via Bruni Alti a Roana. Dal cantiere di Montecchio Precalcino il no unanime dei comitati che da mesi si oppongono alla realizzazione della superstrada pedemontana. Dal cantiere di Montecchio Precalcino il no unanime dei comitati che da mesi si oppongono alla costruzione della superstrada pedemontana. I comitati che fanno leva sul pronunciamento del TAR del Lazio che dichiara l'insussistenza dello stato di emergenza con cui è stato nominato il commissario straordinario. Comitati che stamattina hanno dato appuntamento alla stampa davanti alla centrale elettrica di Cafusa e che hanno commentato l'appello indirizzato ai sindaci di Breganze, Sarcedo, Montecchio Precalcino, Villa Verla, Cornedo, ma anche Romano Dezzelino e Masone. In quella lettera chiedono di provvedere alla verifica di eventuali illegittimità e violazioni ai regolamenti edilizi. Questi lavori devono essere fermati perché sono illegittimi. Essendo il commissario Vernizzi stato dichiarato illegittimo da una sentenza del TAR del Lazio, tutti gli atti che lui ha firmato sono conseguentemente illegittimi, per cui anche il progetto definitivo che è stato approvato dal commissario, ex commissario, l'entrata in possesso dei terreni e tutto quello che ci va dietro sono illegittimi. Di conseguenza anche i cantieri, i lavori che vengono fatti in questo momento sono illegittimi. E questa illegittimità sta andando avanti dal 23 dicembre del 2011. Il sindaco Luigi Dallavia interviene sull'ipotesi di accorpamento degli uffici periferici dei giudici di pace, tra cui quello di Schio, che serve una quindicina di comuni. Siamo preoccupati e contrari a un accorpamento che toglierà un servizio importante per l'Alto Vicentino, dice il sindaco. Popolazione in ulteriore crescita attiene la città, attrae residenti anche da altri comuni. Thiene città che cresce, a confermarlo i dati del settore servizi istituzionali ufficio statistica. L'incremento della popolazione è di 264 residenti, per un totale che sfiora i 24.000 abitanti. Stiamo registrando la tendenza di persone che scelgono di vivere qui, attirate dal livello dei servizi, commenta il sindaco Marita Busetti. Cresce anche il numero di stranieri, sono 3.617 quelli iscritti all'anagrafe, praticamente il 15% della popolazione totale. Donne alla riscossa, sono 667 in più dei maschi. Maggioranza femminile netta anche per quanto riguarda le arzille ultra novantenni. Salgono i numeri delle famiglie con un solo componente, calano invece le famiglie con quattro, mentre sono oltre 150 i nuclei con più di 5 membri. Questo ci induce, precisa il sindaco, a continuare insieme all'ATER i progetti legati a social housing, che si concretizzeranno nel 2012 con la consegna dei primi 24 appartamenti in via Montestelvio. Infine, un'annotazione sulla religiosità delle coppie. Sono sempre di più quelle che scelgono il matrimonio in chiesa. Si è spenta questa mattina nella sua casa a Thiene Sonia Trevisi, 49 anni, scenografa e coreografa. Sonia è stata colta da infarto, sposata, lascia un figlio di 17 anni. Sonia era particolarmente apprezzata per la sua professionalità, emersa in occasione di numerose manifestazioni come Città che canta. L'assessore provinciale alle risorse idriche Paolo Pellizzari ha commissionato uno studio sui torrenti Astico, Tesina e Leogra per determinare il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua. L'obiettivo è definire parametri di tutela per tutti i fiumi vicentini. Abbiamo iniziato dall'Astico, Tesina e Leogra, specifica l'assessore, perché sono quelli i fiumi con maggiori prelievi. Ed è tutto per il TG dell'Alto Vicentino. Fra qualche istante le pagine dell'Ovest, fra poco. Da 17 anni.